Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Oggi siamo qua sul server per andare a votare alcune delle vostre case che ci avete inviato su Discord. Quindi siamo qua insomma in compagnia di Morgan, nonno, Simon, insomma tante belle personcine qua allo spawn. E niente, direi subito di cominciare, quindi andiamo alla casa di skeleton nel mondo vecchio. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati, ma voi direte vabbè è brutto sto posto. Invece no, perché la vera casa è questa, ebbene sì ragazzi, tipo una mega villa assurda che direi mi piace tantissimo. Adesso poi vi dico anche alla fine il voto, però prima direi di andare ad esplorare. Quindi entriamo da qua. Qua tra l'altro noto che ci sono anche delle TNT, non so il motivo, forse tipo un sistema di autodistruzione, vabbè. Zona qua con tutti i vari posti, guardate, Plarex, Glory, Simosk, Super Sparasemi. Io non ci sono, va bene, ok. Sono i miei posti, bello. Simosk. Poi vabbè, abbiamo tutte queste altre zone, andiamo a vedere un pochettino sopra cosa c'è, tipo a questo piano qui, guardiamo. Qua praticamente abbiamo una sorta di televisione, un letto strafigo, adoro sto letto, bellissimo. Devo dire che sta casa mi piace un sacco. Andiamo, che ne so, un pochettino più sopra per esempio. Qua che abbiamo il nonno volante. Ah, questa qua è proprio la stanza di nonno. Nonno, ti hanno fatto la stanza. È la stanza proprio per te. Sto capendo dove si sale io. L'ho detto che stavi simpatico alla gente. Questa qua non si sa di chi è sta stanza. Raga, ma da dove si sale? Dalle scale così. Vi dirò, la figa. Non mi aspettavo il dentro fosse così bello, quindi io gli do un 9. Secondo me un 9 è più che meritata. Quindi, bravissimo Skeletron. Skeleton, ti becchi un 9, ma andiamo subito alla prossima casa. Allora, eccoci qua ragazzi alla seconda casa, la casa di Papio, che è tipo un cumulo di terra praticamente. Dal fuori devo dire, esatto, non è neanche così brutta. Non è che ci sia chissà quanto qua dentro, però possiamo andare al piano sotto, che vi dirò, nella sua semplicità è molto bellino, perché ha diviso il magazzino in varie zone. Vedete che qua c'è la zona Nether, la zona End, poi abbiamo qua la zona tipo materiali preziosi e la zona mondo normale. Quindi però sta cosettina qua è bellina, però non abbastanza. Scheletro il 9 se lo meritava, secondo me Paco si merita un 7, ad essere onesto, perché è piccolina comunque, non è chissà cosa. Però comunque però, devo dire, se gli basta esteticamente, secondo me ci sta, secondo me ci sta, ecco, magari dal fuori non è chissà cosa, diciamo, di bellezza, magari ci stava, ecco, magari non fare un cumulo di erba nel deserto, magari era più bella farla incastonata a una collina, lì ci sarebbe stato molto di più, però comunque non è male, dimmi Simone cosa vuoi dire. Devo dire che comunque Skeleton è stato molto bravo, perché comunque avendo uno spazio molto grande, esatto, è ha fatto proprio gli interni, a decorare tutto. Esattamente, tutto lo spazio che aveva l'ha sfruttato tutto. Quindi secondo me Skeleton il 9 te l'è meritato tantissimo. Però direi di andare alla prossima casa, che sarà la casa di Frog, Official Frog TV. Eccoci qua all'altra casa. Una casa a me piace tanto, perché comunque è piccolina. Adesso andiamo all'interno a vedere un pochettino com'è. È piccolina, per esempio qua ci sono gli animali dentro. Questa cosa non mi piace tanto, ad essere onesto. Boh, qua c'è un letto. Non è che abbia utilizzato troppo bene e i vari spazi, ad essere onesto. Il fatto è che le cose tipo sono messe molto a caso, cioè tipo questa enchantment table è messa lì a caso. Però diciamo che è anche una cosa molto rara, c'è la testa di drago che non l'ha. È bello. Però comunque vi dirò, dall'esterno è, secondo me merita di più di quella di Papio. Per questo gli do un bel 8, perché a me piace. Molto survival, vedete che qua ci sono anche le crops, diciamo gli ortaggi, qua gli animali. Comunque è molto molto survival questo posto e mi piace un bel po', quindi secondo me l'8 se lo merita tantissimo. Adesso andiamo alla prossima casa. 2. Eccoci qui ragazzi alla quarta casa, che vi dirò, è veramente brutta, essere onesto, cioè è oggettivamente brutta. C'è dal fuori questo materiale blu unito allo spruce, questa cobblestone a caso, ragazzi. Poi attorno è tutto spaccato, esatto, pieno di... Qua c'è una botola per andare al piano di sotto, che però è brutta perché è pieno di sabbia. Ragazzi, io ovviamente i voti che do, ragazzi, non sono... Io non sono il builder più bravo di Minecraft, quello è ovvio. Vi do questi consigli, diciamo, per poter migliorare. Però questa casa è brutta, proprio oggettivamente. Quindi gli do un 5, ad essere onesto. Non so voi quanto gli dareste, perché a me non piace. Cioè, proprio no. Quindi nulla, raga, andiamo alla prossima casa, che forse è meglio. Allora, eccoci qua, ragazzi. Siamo a quest'altra casa di Eli, VGF. Vi dirò, dal fuori è un pochettino più bella, ma è trattata meglio, perché di là c'erano blocchi piazzati a caso, era brutto. Mentre qui, in generale, è molto più bella. Qua ci sono tutte le crops, cosa che mi piace particolarmente. Molto trattata perché bene. Perché una casa, oltre ad essere bella, deve essere funzionale, secondo me. Questa casa lo è molto. Infatti dentro c'è tutto un magazzino. Comunque, vi dirò, a me piace. Sinceramente gli do un 7. Ad essere onesto, un 7 secondo me se lo merita. Perché se vogliamo dire, questa è più o meno come quella di Papio, ad essere onesto. Quindi secondo me un 7 è un voto
più che onesto. Poi ragazzi, mi raccomando, voi nei commenti per tutte le varie case fatemi sapere che voto gli avreste dato, molto importante, così vedo se sono più stato troppo altro... cattivo, troppo gentile in vari casi, mi raccomando, quindi commentate, così sono molto curioso. Dimmi Simone, cosa ne pensi? Volevo dire, più casa, che altro sì? Questa qua, anche il design è più curato. Esatto, e ha, i blocchi ha più senso. Secondo me ci stanno molto di più, perché ok, se non sempre il plus è quello, però se andiamo a vedere comunque la casa di prima, non lo so, mi piace molto di più, vi dirò, è stata secondo me molto più brava, quindi complimenti Eli. Eccoci qui, questa qua ragazzi è la casa di gomma, bella, mi piace come potrebbe finire. Unico problema, non è finita, e ovviamente tu non mi puoi far vedere una casa che non è finita gomma, perché non è che sia bellissima, però io ci do molta speranza, perché secondo me il progetto verrà molto figo con questo cerchio, mi piace un sacco, quindi ti do un bel 6, quando magari sarà finita torneremo in un prossimo video a vederla, perché secondo me è molto molto interessante. Eccoci qui alla casa di Phone Lion. Voi direte, ma dov'è la casa, raga? Esatto, è quello che stavo per dire. È sto buco qua. Cioè, è letteralmente un buco brutto, robe. Ok, dentro ci sta, è pieno di oggetti bellini, quello è sicuro. Hotel, pure l'hotel c'ha. Oddio, no, vi dirò, mai giudicare un libro dalla copertina, perché dentro è un pochettino più bello. Volevo quasi quasi dargli un 5, ma è molto bello l'interno per essere comunque sottoterra. È tipo una sorta di bunker. Per conto che è un hotel, no? Esattamente. Questo. Secondo me è molto figo in realtà. Vedete che c'è tipo la stanza posizioni UU, quindi quello un punto in meno per UU. No, sto scherzando. È anche questa abbastanza funzionale, oltre ad essere bella all'interno. Qua ci sono le crops, cosa molto funzionale quando vedo le cose qua. Qua una farm di bamberi... di bamberi cannose. Di bamberi cannu. Di cannone. Di bamberi cannu. Di canne di bambù. Molto bella. Qui, secondo me, ragazzi, un 7 se lo merita, perché fuori fa schifo, ma dentro è strabella. Qualcosa da migliorare, il fuori. Magari il fuori fa tipo un qualcosa un po' più a stema a... Oh, non ce la faccio. Volevo dire a stile tema bunker. A tema bunker, e diventa molto più bello. Però ragazzi, direi di non perdere tempo e andare subito alla prossima casa. Eccoci qui ragazzi, siamo alla casa di Yuri Gamer Girl. Vi dirò, questa casa l'ho vista mille volte in 700 tutorial diversi, quindi è proprio una casa molto banale, molto banale, però è sempre bella, quindi andiamo a vedere un pochettino cosa c'è dentro. Qua c'è anche scritto chiusi di Yuri, casa di Yuri e Kia, credo che sia, non so, una sua amica, credo, la sua ragazza, non lo so sinceramente. Qua una H, non so per cosa possa stare, però ragazzi è tipo la casa di Glory che aveva nel vecchio mondo, quindi nel senso non è che sia proprio tutta sta bellezza incredibile. Devo dire, a me piace, secondo me un 6 se lo merita, dato che è troppo uguale a quella di tutorial, quindi sì. 6 te lo meriti, Yuri. Andiamo nella prossima casa. È enorme. No, mi dissocio, mi dissocio. Comunque siamo qua nel magazzino di Marmetto. Ebbene sì, non è una casa, è un magazzino che vi dirò, non è che sia bellissimissimo. È enorme, sì. Però, nel senso, boh. Secondo me è uno spazio veramente enorme. Utilizzato, mi dissocio, quindi raga, sta roba fa abbastanza schifo. Gli diamo un 5... Perché deve finire, perché... Ma più che altro io gli darei anche 0. Ma non perché è brutta, ma perché non è una casa. Ma esatto. Posso permettermi di dire una cosa? È enorme. Mi dissocio, andiamo all'ultima casa. Eccoci ragazzi, siamo alla casa di Maxim VGF trattino basso. Ebbene sì, una casa molto bellina, sempre piccolina, però funzionale, perché ha tutte queste mucche che poi uccideremo perché fanno laggare, farm di poli che fa laggare, casa, però vi dirò, in tutto è una casa molto bellina, molto piccolina, quindi un 7, Maxim. Te lo meriti tutto, tutto, tutto quanto. Niente ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale con la campanellina, lasciare mi piace, tutte quante cose. Se volete partecipare anche voi a questi tipi di video in cui appunto ci mandate la vostra casa, entrate nel nostro server Discord e scrivete ad uno degli helper che trovate appunto tra i nomi appunto, così che loro me la manderanno e noi andremo a vedere la vostra casa e gli daremo un voto in uno di questi video. Da Giacomo, Simo, Morgan, nonno è tutto, ciao ciao!